Ciao gente, oggi mi trovo a Sant'Andrea di Barbarana in provincia di Treviso per farvi vedere il sole di tulipani. Qui con me oggi abbiamo Laura che è la coordinatrice del sole di tulipani. Ciao David. Cosa fate in questo campo, Laura? Noi qua a novembre 2022 abbiamo seminato 36.000 tulipani con lo scopo di trovarci qui oggi e di raccoglierli per sostenere l'AIL e sostenere un progetto a noi caro che è la realizzazione di una classe all'aperto da realizzarsi in un complesso qua del Comune di San Biagio di Callate. Ho notato una cosa, che questo campo è a forma di sole, come mai? Allora, abbiamo pensato al sole perché comunque volevamo dare risalto al paese, volevamo portare luce al paese e perché fosse visibile anche da chi non c'è più dall'alto. Fuori dalla cassa ho trovato questo flyer con delle date, me le potresti spiegare? Allora, in data 15, 16 e 23 di aprile, qua a Sant'Andrea di Barbarana in via Manzoni 3, si terrà un evento benefico non a scopo di lucro. L'ingresso è libero e in campo ci saranno degli artisti di strada e intratterranno il pubblico con attività didattiche. E dopo ci saranno un'accoglienza con dei trampoli, delle bolle di sapone e poi ci saranno anche altri artisti tipo i Papu e una band musicale che ricorderà un nostro compaesano. Ma come funziona questa raccolta di tulipani? Voi venite qua, vi verrà fornito un cestino e una palettina, il tulipano verrà raccolto con il bulbo. Il costo è di 1 euro, non serve prenotazione e potete raccogliere in autonomia tutto quello che volete. Abbiamo i tulipani gialli, rossi, rosa, bianchi, abbiamo dei variegati rossi e bianchi e degli arancioni. Mi fai vedere come funziona? Certo, palettina, secchiello alla mano e ci si dirige il campo. Voi guardate quello che il tulipano che più vi piace e poi lo raccogliete. Quindi dal bulbo? Dal bulbo. Come puoi vedere basta un piccolo colpetto alla base e il tulipano viene su, semplicemente. Una volta raccolti i fiori, venite qua, noi ve li confezioniamo e potete scegliere o di reimpiattarli immediatamente a casa, nel terreno, oppure decidere il fiore, metterlo in un vaso e il bulbo metterlo ad essiccare per il prossimo anno. Ho visto che voi sostenete anche AIL. Sì, certo David. Da noi potete trovare in vendita anche le uova. Ogni uovo custodisce un sogno, aiutateci a realizzarlo. Qui con me abbiamo anche Davide che è un produttore di miele. Sì, noi quest'anno produciamo anche miele. Abbiamo una 60 di famiglie dislocate nella zona qui vicino. Facciamo una produzione di variati mieli, svariati mieli praticamente locali. Andiamo dalla morfa frutticosa mista a caccia al tiglio, al millefiori e al castagno. Sono tutte produzioni essenzialmente qui nostrane. Bene, dall'azienda agricola Villa Rosa è tutto quanto. Ovviamente avete fino al 23 di aprile per venire a trovare Laura e a raccogliere questi meravigliosi tulipani. Se no, avete tutto l'anno per andare a trovarli all'interno dell'azienda agricola. Ci trovate a Zenson di Piave, in via Enrico Totti, dove troverete i nostri mieli, le farine e il vino. Ciao a tutti e buona giornata. Ciao!